Bentornati sul canale del The Boys Team. Siamo qui insieme a Domenico Gambardella o Gambardella. Ciao. Ottimo, il doppiaggio è fantastico. Che ha fatto oggi il top 8, ottava posizione al TS Championship, chiamiamolo così, di Perugia. 54 persone. 54 persone, not bad. Con Sborsoltegni che su sto media è tanto forte perché e stessa lista del Nazio, sì, che è sfiliato 127, mi sembra. Si è fatto top 128, playmat e sleeves ce l'abbiamo portati a casa. Purtroppo sull'ultimo game ho perso la Brand Despia che mi ha tirato 27 super polimerizzazioni. Se no andavamo a giocare anche la top 64, però è andata come è andata. Ripperoni, andiamo alla lista. Va bene, io praticamente ho portato. Stai buono. Vabbè, allora, per il comparto Sword, niente di particolare, sono carte che si conosce, so tre testi scemi, tre teste. Vabbè, questo stupido queste qua. Io mi ricordo che volevi vendere il mazzo però. Io no. Due bei ragazzi qua, insomma. Poi mi ho giocato la monotrappola rotta forte forte. Questa forte perché è Evoca Token, vero? Sì, questa è Evoca Token, succede, esatto. Insomma. Poi tu quando ne evochi due ancora più forte. Abbiamo giocato, vabbè, Sercino. Vabbè, pure io. Pure io, un attimo, piango il colone. Diciamo che. Sì, vabbè. Questa no, perché si chiama Blackout Spadanima. Però il resto è tutto americano. Beh, è americano anche questo, guarda. Blackout Spadanima. Come mai non giochi Summit? Aspetta, arrivo. C'è anche, vabbè, queste consideriamo le Swarsoul. Sono americane pure queste. Tre lecche, vai. Queste forti. Non c'ho niente particolare da dire perché il radio è abbastanza normale. Non gioco Summit perché è brick. Secondo me è brick. Ci sono opinioni contrastanti, ma vabbè. Comunque, sì, dalla curva dicono così. Poi andiamo avanti. Questo è quello che ho giocato. Sì, subito forte. Poi ho resta giocato. Resta merda. Ma qua c'è sempre. Si è cagato sotto. Ho giocato. Un parto Tegni. Tegni classico, penso 3, 2, 2. Io ho giocato in realtà. Prima la profile poi devi mettere in ordine il bocchetto, no? Ho giocato, ma l'avevo fatto. Ho giocato 3-3-3. Perché 3-3-3. Queste sono carte che tu, secondo me, vuoi vedere. Vuoi vedere perché sono tanto forti, con second sono rotti. Stai veramente spiegando i tenis? Dai, avanti, su. Ho giocato queste. Tre vassalli. Perché non 2-2? Ho giocato queste, questi pure sono tutti americani per il flex. E non ho giocato i Billy Dragon Cycle perché mi fa cagare. E questa si è risolta. Ma come fai a dire che fa cagare? Porta un value, secondo me, molto superiore al value che ti può portare i Billy Dragon Cycle. Vero. E questa è un tenis, fai delle robe fuori di testa. Tanti giocano da Dara, perché tu tre? Perché voglio vedere i tenis. Cioè questo, come hai detto prima, questo è rompe il gioco. Però Prison e Prison il circolo lì ti gioca attorno in Permanence. Sì, vabbè, però non è importante. In Permanence se muore da eroi. Ok, se te la prendi se muori da eroi. E comunque giusto. È troppo forte. Giochi di questi, dei piatti in Permanence su moglie. Me assoggio. Giochi di questi, insieme. Mi assoggio però qua. Entrap ho giocato. Entrap secondo me Inberma. Forte formato. Mi lascio. Che so, sì. Questa non è americana. No, mamma mia, questa che è questa è Max Rarity, è vero. Ho giocato Ash Common, bellissima. Ho giocato Corvi, Ash Inberman. Principalmente perché di Krahe. Sì, non c'ho quelli. Vabbè, questi tocca procurarsi. Ho giocato queste che sono fortissime per il meta contro Branded Despia. Capita spesso e volentieri di fa. De fa questa su Aluber hai vinto, questa su Band Fusion hai semi vinto. Tutte e due hai vinto. Questa su Red. Queste due hai vinto, questa su Band di Red pure. Cioè, diciamo, mai carte. È pensata principalmente in ottica Branded Despia, ma questi hittano il mondo. Quindi non è una cosa di merda. In più, vabbè. Doppia desire. Due pesco due. E ho giocato due Chalice. Molti tendono a giocarci Veiler. Però a me Veiler fa cagare. Quindi gioco Chalice perché. Anche per stato. Forte anche con la sesta carta. Quindi ti permette di sesta contare dei Veiler. È forte, auti. Madonna. Vabbè, comunque è forte. Cioè, raga, nega mostro non è come Veiler. Di sesto è forte, cazzi. Intendo, pochi cazzi. Questa è. Come piace a me. Poi per l'extra abbiamo giocato questo. Senza extra perché Gemma è rapto, vero? Abbiamo giocato. Sì, probabilmente ci tre di questi. Un'amica loro. Ma questi sono sei di sistemare. Da notare, due americani e un italiano. E l'uno no, purtroppo. Va bene, non che gli fa. I livelli però, 10 però, che pure non c'è troppo da spiegare. Però questo c'è scopo a tutti quanti. Questa pure American. E vabbè, ma tanto qua c'è poco da dire. Questi fortissimi, questi ti fanno giocare. Questa qualcuno non piace, a me sì. Ma mi ha articolato Yazzi oggi. Mai. Lo sai l'effetto segreto suo?
ovvero quello che fa risolve. Molti per esempio si scordano il fatto di questa, che quelli che riporta la grave risolve. Mi è capitato tante volte de... l'effetto di spacca, hai fatto mai? Sì, a voglia, questo è fortissimo. Quando ti fanno di barrier spesso giochi solo questo e questo e speri di picchia scemo e spacca carte a casa, perché non puoi fare tanto di meglio. E Kaofeng per FDK Drytron, Baxia per andare con Second. Perché è forte. Comunque l'effetto segreto è questo, è che te locca in effetti. Sì, però solo quelle porte di Dex. Questa serie su Reborn da Grave. Sta guarda, però la gente si scorda. Sì, si scorda, però è tanto forte. Questo, vabbè, anche per Nib, non è solo per Drytron. È forte, insomma, niente di particolare. Ho giocato questo, mai fatto, però può succedere. Decidarlo è forte. Questo, oh no, quando, forte. Questo quando stai loccato è forte, picchia, banna, è forte, insomma. Questo è il tuo King Collector. Però anche questo ha dato King Collector, volendo, penso che non è niente di particolare. L'extra deck di Sword, Bax è raro. Bax è raro. Metto le mie colpe. E io non ce l'ho, Bax. Sai che c'è anche Bax Ultra, sì. Anche ultime. Per la side, abbiamo giocato un po' di robina con Second. Questi sono storm. Ho giocato due storm. Cioè, scusate, tre storm, due ruler. Ancora non è robina. Perché non tre ruler? Perché c'ho questa, non c'avevo lo slot, preferito metterci, togliere una di queste e mettere questa qui, però veni FDK da di barrier. Deve scoppiare con quella carta. Sì, la flipparla su di barrier, ma flipparla anche contro Flanders su Dreaming Down è forte. È forte. Però te l'avevo detto, se vieni contro di me fai 4-2. C'hai ragione. Queste pure per il secondo sono forti, outboard. Contro i 7-5 che te flippano il Lord, quello forte 3000-3000, questa vince comunque una win condition, questa non lo sarebbe. Questa comunque ci è forte, outa tutto. Panda primi sempre in ottica Brand e Despia, Trendy Spell che killano il mazzo, ma killano anche, anche Flander. Tu Flander pure muore. E queste che ammazzano sia i Mirror che i Common, naturalmente. Quando è forte invece questa flippata è top deck a Desire. Speri di averci il board per dire. Però in linea di massima, insomma, la side è questa. Queste se viste una di queste contro il mazzo giusto hai vinto. Eh già. Queste vanno a seconda. Eh già. Questa giocato contro? Allora, oggi per primo preso. Ci arrivo, eh? Vai, vai, tranquillo. Per primo preso. Per me la signora là. Ho preso Brand e Despia. Preso Brand e Despia. Che però. Chiudo il match, boh. Sì, stavo in feature. Non è. Entrambi i game è bastato questa sua Aluber per vincere la partita tutte e due volte. Tranne un game in cui era riuscito, diciamo, a girare la partita, però ha tirato un DD Grow forte su Albaz mentre cercava di risolvere Albion e non ha potuto fonde. Io zero in mano, zero in board, pesco Emergence. Emergence, finita la partita, ha distrutto tutto, ho vinto. Due, ho preso Branded Eldritch, vinto 2-1. Perché vabbè, insomma, provavo a flippare i Floodgate, però a un certo punto io sul G3 mi è salita una Evelly match devastante che ha pulito tutto e ha vinto la partita da sola. Terzo turno ho preso il signore lì dietro. Terzo, non era quarto. Stavo 1-2-1. Sì, ha preso il buon Sasha qua, che però io non ho fatto niente, ha perso da solo. Lo dico davanti a tutti, non ho fatto niente. Io ho tirato, l'unica cosa che ho fatto io è stato tirare un reboot della vita sul gym, però aveva fatto setto di barri e passo, quindi io non ho fatto niente, ha fatto lui, io non ho fatto niente. Quarto turno ho preso il topo, che siamo andati sul G3, è stata una partita tirata, sono riuscito a vincere io, ho giocato solo con gente che conoscevo oggi quasi. Loca 42. Quindi ho giocato, a ricordare, quindi lui nel suo turno attiva reboot, ho perso. Io nel mio attivo reboot, lui fa reboot e perde. Giocava Brand e Despi anche lui. A un minuto alla fine l'hai attivato. Quinto turno ho preso Mirror Match The Sword, che mi partiva sempre doppia entrap partenza, mani immense, sempre vinto lui. E l'ultimo game. L'ultimo bellissimo, stendiamo un velo pietoso. L'ultimo game ho perso da Flandere, un ragazzo che non conosceva il mazzo, non conosceva bene, forse aveva iniziato a giocare da poco, ora non voglio giudicare, però ho perso 2-0. Ho perso da Flanderizza. No, ho perso da Evelyn Dark Ruler No More, Flanderizza non ha fatto niente. E con lei da turno 0. E con lei, vabbè, ho detto lasciamo, non voglio stand, non voglio, sacerà invidia, non mi sembra il caso. No. A posto. E se guardi sto video cambia mazzo. No, raga, io mi dissocio. Se dovessi guardare il video, rispetto totale, non voglio di niente, raga, basta. A porto. Semplicemente studia un po' di più il game. Tutto qua. Se dovessi mai vedere il video, ragazzi. Buona fortuna per il proseguimento. Ciao!